Ballon d'Or in friulano significa pallone d'oro. Certo non è quello di Rivaldo, ma ad Amoroso ha riempito comunque il cuore di gioia. In Friuli gliel'hanno consegnato per ricordargli l'eccezionale stagione scorsa con la maglia dell'Udinese, capocannoniere a primavera, uomo mercato in estate con quella valutazione vicina ai 70 miliardi. Domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve e dobbiamo cercare di vincere. Quanto a Udine, io sono stato molto contento di tutta l'accoglienza del pubblico, dell'affetto. Credo che i 3 anni che ho giocato qua, tutto quello che ho dato a questa città, mi hanno fatto questa bellissima festa. Io sono veramente contentissimo. In vetta alla classifica marcatori adesso c'è un altro giallo-blu, Hernan Crespo, ma a portar via i 3 punti da Udine oggi ci ha pensato la terza punta del tridente parmense, Di Vaio. La sua stoccata manda il Parma in paradiso a portata di Juve, proprio prima del mezzogiorno di fuoco programmato per domenica prossima. Sappiamo giocare in più maniere, sappiamo leggere bene le partite, ora soffriamo anche come una provinciale, però raccogliamo punti. E se è un periodo nel quale va tutto bene al Parma, bravo, veloce, spietato, a volte anche fortunato, comunque coraggioso, oggi non è andata dritta una all'Udinese, altrettanto coraggiosa nel replicare con 3 punti all'offensivismo di Malesani. E subito bravo Muzzi dopo 7 minuti. È bravissima la traversa alla mezz'ora sulla botta a colpo sicuro di Jorgensen. Forse è bravo anche Cannavaro quando stoppa così la conclusione di Poggi, ma De Canio non ci sta. Lo accetto con serenità perché è normale, però non lo considero giusto, perché ci sono stati comunque anche degli episodi sui quali recriminare che sono, a mio modo, non sono stati valutati forse nel giusto modo. Insomma, credo che è stato bravo, ha arbitrato bene tutta la gara. Forse ci ha tolto quello che ci aveva dato col Bologna. Capita. I limiti dell'Udinese sono comunque tutti nello sterile arrembaggio lungo 40 minuti, quelli finali addirittura in superiorità numerica. De Canio mescola la stazza di Sosa con l'agilità del piccolo Esposito, ma pericoli veri il portierone giallo-blu non ne corre e Malesani può finalmente festeggiare come lontano il grigio autunno della sua squadra. Ma era una crisi di risultati dovuta alla forma fisica e lì non c'era niente da fare, neanche il Padre Eterno poteva rimediare. Bisognava avere pazienza, aspettare, grazie alla società che ha aspettato, grazie ai giocatori che non hanno fatto una piega, hanno proseguito a lavorare con tenacia. E adesso ci siete anche voi. E adesso ci siamo anche noi.